risultati è importante, è fondamentale, ma la fatica di trovare un consenso a 27, credo che chi fa esperienza quotidiana di consigli dei ministri europei si rende conto di cosa questo vuol dire, è una fatica terribile. La necessità quindi di trovare forme che superino i singoli 27 e che unifichino politicamente l'Europa. E poi le scelte che riguardano la crisi. La crisi non è come l'influenza messicana che è arrivata. C'è qualcuno che dentro un laboratorio troverà l'antivirus, quando verrà trovato ricominceremo tutto da capo. La crisi è avvenuta perché il mondo finanziario è arrivato a degli estremi insopportabili e la crisi ha colpito duro, arrivando dagli Stati Uniti e colpendo duro le nostre economie, le nostre vite, i nostri comportamenti, i nostri consumi. Bene, la crisi io credo debba farci cambiare, c'è un valore etico della crisi molto profondo, un valore etico che ci deve spingere a considerare che da questa crisi dobbiamo cambiare. Il cambiamento vuol dire innanzitutto mettere mano a alcune cose tecniche. Io sono stato e sono orgoglioso di averlo fatto, sono stato criticato per questo, ma sono convinto di aver fatto bene, lo rifarei convintamente. Ho accettato qualche mese fa l'invito che Giulio Tremonti ha fatto a me e ad altri di partecipare a una commissione governativa, io uomo dell'opposizione, per definire insieme una proposta di global legal standards da proporre a livello internazionale. Perché io ritengo che l'interesse nazionale del Paese va oltre su questi grandi temi qualunque interesse di parte.